Bentrovati a un nuovo appuntamento con Orobie Extra. Siamo all'Abbazia di Fontanella, un luogo bellissimo che vi raccontiamo sul numero di ottobre di Orobie. L'abbazia si trova lungo il sentiero dei Frati, ne parliamo appunto nel servizio con Dimitri Salvi, qui al mio fianco, con il testo di Roberto Cremaschi. Sì, siamo nella Valle San Martino, che è una piccola valle vicino alla Valle Imagna, e questa escursione affronta tre principali comuni: il comune di Ambivere, sotto il monte e Pontida. L'escursione è una facile escursione a portata di tutti, anche per le famiglie, ed è possibile anche effettuarla tramite bicicletta, soprattutto mountain bike è raccomandata. E a piedi, diciamo che in circa 2 o 3 ore si può percorrere questo percorso ad anello. E come ben descritto nei testi di Roberto Cremaschi, questi sono anche i luoghi della fede, perché in questi luoghi Papa Giovanni XXIII, quando era giovane, quando era studente, frequentava nel suo tempo libero questi luoghi. E ci sono tante testimonianze dal punto di vista degli edifici, delle chiese, delle abbazie. Partendo proprio da Ambivere, all'inizio di questo percorso, incontriamo il santuario della Madonna del Castello, per poi proseguire esattamente alle mie spalle. Abbiamo l'abbazia di Sant'Egidio in Fontanella, nel comune di Sottolmonte, e poi si prosegue sino alla chiesetta di Santa Barbara, e poi arrivare all'apice dell'escursione, che è la croce del Monte Canto. Un percorso, lo sottolineiamo bene nel servizio, da fare anche da soli perché porta alla meditazione, alla riflessione, anche all'unione con l'ambiente. Esatto, questa escursione a mio avviso è il giusto mix tra sport, trekking, luoghi della cultura e luoghi della fede. Tant'è che abitando proprio nella Valle di San Martino, da tanti anni era nella mia agenda di fare questo percorso, ma poi con la scusa che è vicino ho sempre rimandato negli anni questa escursione, finché l'anno scorso, nello stesso periodo, a metà ottobre, quindi a un autunno non troppo inoltrato, con dei bei colori e un'aria frizzantina, ho avuto, ecco, questa opportunità di percorrerlo e viverlo appunto in solitudine, come ci piace dire noi di Orobie, a passo lento. È un luogo che è ancora più bello in questo periodo, esaltato dai colori autunnali. Sì, perché appunto, come dicevo, siamo proprio in un autunno non troppo inoltrato, quindi si percepiscono ancora le sfumature di verde che ci lascia l'estate, l'agosto, per poi mutare in bellissimi colori, l'arancione e il giallo. Quindi sono appunto tante le emozioni che ho provato, e poi anche, insomma, su questo percorso anche riscoprire degli angoli magari meno frequentati, meno noti, ma che oggettivano ancora una volta le bellezze del nostro territorio e quanto è prezioso. Il Monte Canto ha tanti sentieri, tante proposte anche per chi ama la corsa in montagna, ci sono veramente tante dimensioni qui. Tante dimensioni, infatti, quando questo è appunto il luogo, diciamo, possiamo anche definirlo un po' delle passeggiate domenicali. Quindi tutte le persone che abitano nella Valle San Martino, ma anche nei paesi dell'isola, quindi paesi limitrofi, spesso vengono qui nel sabato, nella domenica, proprio per interrompere la settimana e per ricaricarsi per la settimana successiva. E qui si incontrano, come dicevo, persone a passo lento, escursionisti, ma anche famiglie, oppure anche delle persone in bicicletta. Qui sei vicino a casa, quali altri percorsi frequenti qui attorno? Beh, sai che la Val Imagna è un po' nel mio cuore, e quindi ecco, ho queste idee, questi progetti di approfondire la Val Imagna, perché a mio avviso è una valle che merita di essere scoperta, riscoperta e approfondita attraverso la fotografia. E come dicevo prima, anche riscoprendo quei sentieri secondari, non proprio noti, ma ricchi di testimonianze, perché sappiamo benissimo che la Val Imagna è la terra del castagno, è la terra della pietra, è la terra dei roccoli. E quindi, ecco, in queste escursioni ho questa idea appunto di riscoprire questi elementi. Tu hai raccontato il territorio anche attraverso dei libri.
Sì, ho realizzato diversi libri per grafica e arte Bergamo negli ultimi 4-5 anni e libri che affrontano il territorio a 360 gradi, quindi abbiamo la città di Bergamo, la provincia, la montagna, i fiumi e anche un libro dedicato alla Via Mercatorum. Quindi è stata realizzare un libro è sempre un'esperienza perché si ha l'opportunità di conoscere e scoprire appunto cose che non sapevo neanche che esistessero proprio fuori dalla porta di casa. Spesso vai ben oltre la porta di casa se sei appena rientrato da un viaggio in Cina. Sì, ho questa fortuna di viaggiare molto sia per lavoro ma anche per vacanza e quest'anno sono stato diverse volte in Asia, quindi sono stato recentemente in Cina, Shanghai, ho visitato poi all'inizio dell'anno Singapore, Thailandia e chiaramente sempre con me la mia macchina fotografica è un po' come un secondo passaporto. Belle esperienze e soprattutto anche l'ospitalità ricevuta da queste persone è importante perché ti mettono proprio a tuo agio nel fotografare gli ambienti quotidiani, anche i templi buddisti, induisti, insomma ci sono tanti elementi che insomma alimentano sempre questo infinito libro che appunto si chiama Passione per la fotografia. Ma il pensiero è sempre lì, insomma, è documentare, raccontare soprattutto anche le cose più semplici che incontriamo nella vita quotidiana ma che ci sfuggono per diversi motivi, per lo stress, per la frenesia, ma che un occhio attento e sensibile è in grado anche di raccontare e immortalare e proporre chiaramente anche a tutte le altre persone. E come sempre una scheda con tutte le indicazioni per ripercorrere questo itinerario. È possibile in circa 20 minuti raggiungere Ambivere in auto imboccando, se si proviene da Bergamo, la strada provinciale ex strada statale 342 Briantea. È altresì possibile raggiungere il paese anche in treno, grazie alla linea Bergamo-Lecco. Ad Ambivere un comodo parcheggio è situato in piazza Don Sturzo, all'imbocco della larga scalinata acciottolata che sale al santuario della Madonna del Castello. Attraversato il prato, si imbocca il sentiero 899 che porta alla cappelletta della Madonna dei Cerri e il sentiero 891. Su strada asfaltata si prosegue verso Cabernino e con la panoramica David Maria Turoldo si raggiunge la località Montalbano e quindi l'abbazia di Fontanella a 450 metri sul livello del mare. Da qui la ripida stradina acciottolata, sempre contraddistinta dal segnavia 891, ci porta sul canto, alla chiesetta di Santa Barbara. Si lascia ora il segnavia 891 per imboccare in discesa la Carrareccia e quindi, dal rudere della Cascina a San Bartolomeo, il sentiero 897 che cala su Pontida. Nei pressi del cimitero si piega a destra e, seguendo il sentiero di collegamento, si va a prendere il segnavia 898 che risale nel bosco, passa dalla Pietra di Sant'Alberto e sbuca al colle di Montalbano, per poi seguire il sentiero nei pressi di Fontanella e rientrare per il percorso dell'andata. Sono questi i luoghi di fede, di devozione, sono i luoghi di Papa Giovanni XXIII. Il giovane Angelo Roncalli percorreva per alcuni anni della sua vita tutti i giorni 11 chilometri per raggiungere il collegio di Celana del suo paese natale sotto il monte. Questo percorso è diventato un itinerario. Ce lo raccontano Donato Moretti e Alessandro Rigamonti in Itinerario.
Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Oggi ci troviamo in terra bergamasca e più precisamente a Sottolmonte, paese che ha dato i natali ad Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII. E qui siamo proprio all'interno della casa natale di Angelo Roncalli, una casa contadina tipica della Lombardia della fine dell'Ottocento con la struttura a corte. Siamo i custodi della casa di Papa Giovanni. Ci troviamo in questo cortile chiamato anche questo palazzo, che apparteneva ai conti Morlani. Qui è il luogo dove è nato il santo Papa Giovanni. Sappiamo che il 25 novembre 1881, in questa casa, in una stanza dei genitori, papà Giovanni Battista e mamma Maria Anna, ecco che alle 10 del mattino, ecco, partorisce in questa stanza. Prende il nome di Angelo Giuseppe. Ecco, questo luogo che lui, il Papa Giovanni, ha un ricordo fino alla morte. Il Papa Giovanni rimane in questo luogo fino all'età di 10 anni, in questa casa. E qui ha imparato tante belle cose, prima di tutto l'istruzione cristiana. Già da piccolo, ecco, lui si è già prodigato a lavorare in questo luogo di campagna e di orto. Papa Giovanni veramente ha un grande proprio grazie ai suoi papà e a sua mamma, perché veramente gli hanno indicato proprio la strada giusta di essere veramente un buon ragazzo. Diceva Papa Giovanni, eravamo una famiglia povera, ma mangiare ce n'era poco, polenta e riso, fagioli, ma una famiglia unita che al mattino si riuniva alla preghiera, tornava la sera, si riuniva sempre alla preghiera, alla recita del Santo Rosario. Ecco, in quella stanza sono passate molte persone a pregare, a chiedere la grazia a Papa Giovanni, dove ha iniziato in questa stanza povera, che a quell'epoca non c'era né corrente, non c'era né bagno, non c'era né scaldamento. Eppure, ecco, in novembre, questo periodo proprio freddo, ecco, nasce in questa stanza. C'è l'abito di sacerdote, da vescovo e da papa. Noi missionari del PIME siamo qui presenti dal 1965 fino a oggi e continuiamo a essere proprio i custodi della casa di Papa Giovanni. Qui abbiamo sempre dei missionari che sono tornati dalle missioni che attendono i pellegrini che vengono da tutte le parti per visitare questo luogo. Qui sappiamo che ci sono tante cose da visitare. Abbiamo cose antiche da contadini, dove la famiglia ha lavorato da piccolo, con la papà, la mamma, i fratelli, sorelle. Ecco, troveremo la cantina, dove qui vicino alla casa c'è tutti i vigneti che lui ha lavorato anche da piccolo. Troveremo il pozzo. Ecco, troveremo tante belle cose da visitare. E poi infine, ecco, troveremo la statua più avanti, nella parte nuova, dove è stata realizzata dopo la morte di Papa Giovanni, a circa 55 anni, quella statua che rappresenta proprio la figura di Papa Giovanni, sorridente, che abbraccia tutti i pellegrini che vengono qui a visitare questo luogo. Ecco, che Papa Giovanni vi accompagni in questo buon cammino. Grazie a tutti voi. E siamo pronti per entrare nel vivo del nostro itinerario di oggi. Sarà un giro piuttosto lungo di almeno 14 chilometri e pensate, questo percorso è quello che faceva da piccolo a 11 anni Angelo Roncalli, lo faceva a piedi per andare alle scuole di Celana partendo proprio da qui, da Sottolmonte.
Ciao Matteo, questo è un percorso a cui voi siete particolarmente legati qui in paese. Tengo molto a questo percorso, anche perché appunto negli anni scorsi con l'associazione Monvico, a cui era capo mio papà Pievino, con tutti i suoi volontari, è riuscito poi a far sì che questo percorso fosse riqualificato e diventato poi anche un sentiero Caige 23esimo. E quindi questo è un percorso che secondo me è molto particolare da fare, ognuno come vuole, in tutti i modi, che ripeto, a me piace sia correre, come chi lo fa in modo passeggiando, chi va alle castagne d'autunno, o chi vive i colori bello anche della primavera. In tutto l'anno è sempre bello e porta comunque un certo tipo di emozione, secondo me. Quindi lo consiglio vivamente. E qui cosa avete realizzato? Guarda, qua abbiamo realizzato uno scaldacollo bellissimo che va a ricordare quello che sono i passaggi dei comuni del sentiero e sulle orme di Papa Giovanni, quindi da sotto il monte fino a Celane San Gregorio, e questo con un grande piacere voglio che voi venga portato. Grazie mille Matteo, grazie mille, lo porterò oggi durante il nostro cammino. Grazie. Stiamo percorrendo il sentiero di Giovanni XXIII, quali sono le caratteristiche? Allora, questo è un percorso di 15 km con 500 metri di dislivello positivo. Dalla casa natale che si trova sotto il monte, il sentiero percorre Carvico e Villa d'Adda, dove si vede tutta la vista sull'Adda, su Orlate, la Madonna del Bosco. Gira quindi ai piedi del Monte Canto fino ad arrivare a Caderizzi, in comune di Pontida. Si attraversa la strada statale che collega Lecco a Bergamo e quindi si prosegue in costa fino ad arrivare a Celana. Da qui si scende verso Sant'Antonio e il torrente Sonna, che si attraversa per salire a San Gregorio, in comune di Cisano. Questo sentiero è stato inaugurato per volere di Pierino Angeloni, che ha valorizzato fortemente questo sentiero, tant'è che poi è diventato anche sentiero CAI. Nell'anno 2000 è stato inaugurato. E cosa si incontra lungo questo percorso? Lungo questo percorso ci sono 7 sassi commemorativi che vanno proprio a indicare il passaggio che faceva il Papa Buono per recarsi a studiare. È un percorso adatto a tutta la famiglia? Allora, 60% è sterrato, quindi servono delle scarpe con buon grip e sì, abbastanza di livello medio, ecco. Abbiamo continuato lungo il nostro sentiero alle pendici del Monte Canto, in un ambiente molto agreste con i vigneti. Abbiamo incontrato anche la chiesetta di San Bernardino e a un certo punto si apre il panorama sulla Valle dell'Adda. Siamo entrati in comune di Villa d'Adda e da questo punto vediamo appunto la Valle dell'Adda, dove si trova il traghetto leonardesco. Di fronte a noi la Madonna del Bosco col suo santuario, in lontananza il santuario di Montevecchia. Adesso una bella bottiglietta ci fa per la camminata, un po' ne abbiamo fatta, dobbiamo anche recuperare un po'. Un itinerario di 4 ore di cammino, quindi stamattina ci siamo un po' spaventati, ma adesso siamo già a metà. Abbiamo infatti camminato per 2 ore e qui ci troviamo nell'antico nucleo abitato di Caderizzi, un nucleo che pensate risale addirittura al 1400 e che prende il suo nome da una famiglia, la famiglia Arizzi, una famiglia della Val Brembana che qui si era stabilita. Vedete anche il santuario di Caderizzi, santuario che risale al 1600 e che un tempo era una piccola cappella votiva con l'immagine della Vergine. Qui riguadagniamo il dislivello? Sì, dobbiamo risalire 200 metri circa e poi andiamo a Celana. Da Celana ci avviciniamo verso la località Sant'Antonio e poi andiamo a San Gregorio. Il gruppo Alpini di Cisano ha svolto un ruolo importante per questo sentiero. Assieme agli altri gruppi, perché il percorso è lungo, loro lo facciamo con Carvico,
Calusco, Caprino, Pontida, ognuno ha il suo, però ce ne vuole uno che dirige un po' la baracca, come diciamo noi, no? Voi fate manutenzione? Manutenzione, tagliamo l'erba, lo teniamo un po' in ordine. E complimenti, perché la manutenzione è davvero tanta, il sentiero è ben tenuto e non ci si può perdere perché la segnaletica anche è molto numerosa. E siamo arrivati in Celana, dove sorge il complesso molto monumentale della scuola che va frequentato Angelo Roncalli, futuro Papa. Questa scuola di Celana, che era anche un collegio, era molto rinomata e frequentata da tutta la Brianza e da tutto il Lecchese. Qui a Celana è molto importante anche la chiesa, una volta parrocchiale, dedicata alla Madonna Assunta, che conserva un'opera molto importante. È il quadro dell'Otto con la Madonna Assunta. Tela molto importante, perché è realizzata nel 1527 dal pittore veneziano Lorenzo Lotto. La tela colpisce anzitutto per la luminosità dei colori e poi per la composizione, che vede la Madonna in cielo, che quindi sale verso il cielo, e sotto di essa i 12 apostoli intorno al sepolcro. E poi ci sono altre cose molto importanti, tipo l'affresco di un ignoto del 1500, che è molto amata dai parrocchiani perché hanno molta devozione per questa Madonna col bambino. Questo affresco è stato spostato da una casa che probabilmente era una casa in mezzo ai boschi, e volevano portarla a Pontida, ma quando l'asino col carretto che trasportava questo affresco è passata davanti alla chiesa, si è fermato e non si è più voluto spostare. Quindi da lì hanno capito che questo affresco doveva restare qua a Celana, e così è stato. Qui in chiesa anche un piccolo museo dedicato a Papa Giovanni. Sì, voluto da Don Marcello, tutte cose ricercate da lui che probabilmente erano nel collegio di Celana, tipo la pagella o i quadri del collegio di come era prima, di come era strutturato prima. Il collegio di Celana ha una storia molto antica. Parte dalla sua fondazione, voluta da San Carlo, che è venuto, infatti il collegio è nato come seminario e poi è diventato collegio dei ragazzi quando il seminario è stato spostato a Bergamo. Beh, questo dipinto di Lorenzo Lotto è stato davvero una bella sorpresa, un tesoro qui a Celana. Certo, è una cosa incredibile perché i colori sono vivissimi, sembra proprio appena dipinto. Sicuramente l'hanno restaurato, però a me ha impressionato tantissimo. Veramente bello da vedere. Dai ragazzi, ancora un'oretta e poi abbiamo finito. Poi c'è da tornare indietro. Sì, poi c'è anche da tornare indietro, ma non a piedi stavolta. Abbiamo un trucco, eh. E da qui inizia l'ultimo tratto della nostra città di oggi. Vediamo alle nostre spalle l'abitato di Sant'Antonio in comune di Caprino, che raggiungeremo per scendere poi alla fiume Sonna e risalire dalla parte opposta a San Gregorio là in fondo. Percorso che termina lì perché Giovanni XXIII frequentava quella parrocchia perché era amico del parroco e spesso andava a trovarlo e vi soggiornava. E quindi siamo ormai quasi giunti al termine di questa bellissima gita sui passi di Giovanni XXIII, il Papa Buono. Ci incamminiamo verso la fine e noi? E noi intanto vi salutiamo e vi invitiamo ad una delle nostre prossime gite. Ciao! Ciao!